siamo qui a Milano, alla Golosaria 2013, nello stand della Pomì. Oggi prepareremo insieme alla nostra cara Rossella tre piatti: calamari in guazzetto, naturalmente utilizziamo la polpa fine, e poi della pasta, molto buona, poi tra l'altro ruvida, con Pomì L+, ed eccola qua, e poi che cos'altro? Un bel risottino, esatto, con la burrata e un pezzo di prezzemolo, naturalmente sempre utilizzando i prodotti Pomì. Monica Bianchessi insieme a Rossella Agosta, facciamo un applauso. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi per essere così tanti, numerosi e presenti. E loro ci faranno vedere tre ricette e assaggiare una in particolare. Esatto, ma si possono assaggiare anche tutte e tre, visto che comunque ne abbiamo fatte in porzione veramente così nutrita. Che cosa prepareremo oggi? Abbiamo già preparato in precedenza, così ci siamo avvantaggiate. Questi sono dei calamaretti. Vado a riaccendere il tutto. Che abbiamo fatto saltare a parte, poi abbiamo fatto imbiondire la cipolla non tritata ma tagliata a fette, poi con naturalmente dell'olio. Una volta appunto imbiondita abbiamo aggiunto la polpa fine della Pomì, che è buonissimo peraltro, che mantiene questo buon sapore fresco. Lo abbiamo fatto cuocere tantissimo, una decina di minuti e nient'altro. Dopodiché abbiamo aggiunto le olive, in questo caso appunto nere, taggiasche, sott'olio, perché a me piacciono particolarmente, ma è arbitrario, se non vi piacciono potete anche ometterlo. Del peperoncino fresco, eccolo qua, una piccola puntina. Qua spegniamo un attimo, ok, perfetto. E poi che cosa abbiamo aggiunto? Del sedano, che abbiamo cubettato. Una volta appunto spento il nostro fuoco, abbiamo appunto aggiunto il sedano e poi naturalmente i nostri bei calamari belli spadellati a fuoco vivo, quindi un fuoco molto potente, belli resi anche un po' croccantini, abbiamo unito il tutto ed eccoli qua, una foglia d'alloro, un po' di prezzemolo tritato e che cos'altro? Un ultimo tocco finale, un po' la scorzettina di arance ed eccola qua, oppure va benissimo anche del limone. Così, ed è qua da assaggiare, se volete adesso le porzioniamo, poco, non deve prevalere naturalmente sul pomodoro o sul gusto del pesce, però insomma fa profuma indubbiamente di più. Ok, il profumo è eccezionale, ecco, non fate cuocere troppo il sedano, mantenetelo bello croccante. Ok, se avete voglia di assaggiarlo, se vi avvicinate ve ne daremo un pochettino. Ok, caspita, numerosi. Prego. Come si chiama il piatto? Il piatto si chiama calamari in guazzetto con polpa Pomì fine. Io sono cremasca, abito a Crema, in provincia di Cremona. Esatto, metto qua. Poi, nel frattempo, lo prepariamo anche...